Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nintendo ha acquisito Next Level Games, lo studio che recentemente si è occupato di Luigi's Mansion 3. Anche se il team aveva già un contratto di esclusività con l'azienda giapponese, questo passaggio definitivo a first party potrebbe aprire degli scenari molto interessanti su Switch. Andiamo a vedere cosa può riservarci in futuro Next Level Games, magari guardando al suo passato, ma prima lasciate un like al video e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Iniziamo! Sono pochi gli studi esterni ad essere stati acquisiti da Nintendo per diventare dei first party, ancora di meno quelli occidentali, visto che l'ultima acquisizione di un gruppo non giapponese risale al 2002, quando Retro Studios entrò definitivamente a far parte della scuderia della grande N. L'aver assorbito una realtà come Next Level Games, sebbene a conti fatti avesse già un contratto di esclusività dal 2014, è un passo abbastanza anomalo nella strategia di Nintendo. Siamo lontani dalle politiche aggressive di Microsoft, che non si fa problemi a sperperare milioni e milioni di dollari per aggiungere ai suoi game studios realtà già consolidate del settore, e anzi sarò un po' nostalgico, ma un sodalizio del genere non può che ricordarmi l'epoca d'oro di Nintendo e la sua stretta collaborazione con Rare, un'unione da cui nacquero alcuni dei più grandi capolavori dell'era SNES e Nintendo 64. Molti di voi conosceranno Next Level Games tramite il loro apporto dato alla serie di Luigi's Mansion. Se il secondo capitolo, apparso su 3DS, seppur con qualche incertezza, ha saputo rivitalizzare una serie data ormai per morta, è con Luigi's Mansion 3 che il team ha messo in luce tutto il suo talento. Il terzo episodio della serie è uno dei miei giochi preferiti su Switch, un titolo dal comparto grafico impressionante e dalla giocabilità stellare, una vera eccellenza se si riflette sul fatto che il team di sviluppo è relativamente piccolo e il budget a disposizione non era certo da AAA. È guardando al passato di Next Level Games che però le cose si fanno interessanti. Il team ha messo la firma sulla serie calcistica di Mario Strikers, apparsa sia su GameCube che su Wii, e anche sull'apprezzatissimo reboot di Punch-Out, altra icona Nintendo rimasta assopita per anni. Sarebbe un'ottima notizia se Nintendo, magari stanziando dei budget corposi, incaricasse lo studio canadese di ripescare una di queste due serie, in particolare Mario Strikers. A mio avviso si percepisce molto il vuoto lasciato dal progressivo abbandono nelle line-up delle console Nintendo degli sportivi arcade con protagonista Mario e il suo universo narrativo. Certo, questo genere ha ceduto il passo a titoli come Wii Sports, ma un gioco come Mario Tennis Aces ha dimostrato che il terreno è ancora fertile per esperimenti di questo tipo. Inoltre Strikers, oltre a proporre un gameplay arcade semplice e immediato, ma estremamente soddisfacente, mostrava una caratterizzazione di Mario decisamente più matura e adulta rispetto a quella che siamo abituati a vedere. A parte lo scivolone avvenuto con Metroid Prime e Federation Force, Next Level Games ha sfornato sempre produzioni di un certo livello, spaziando tra i generi più disparati. Non si tratta di una compagnia che pubblica con un ritmo serrato, tanto che dal 2013 a oggi ha prodotto solo 3 giochi, ma appunto Nintendo potrebbe decidere di investire maggiormente nello studio canadese, fornendogli risorse per aumentare la produttività. A oltre un anno dall'uscita di Luigi's Mansion 3, la prossima fatica di Next Level Games potrebbe non essere così distante nel tempo. Difficile prevedere se si tratterà di una nuova avventura del fratello fifone di Mario, di uno sportivo arcade, di una nuova IP o magari della rielaborazione in chiave moderna di una serie storica, proprio come avvenuto per Punch-Out. Con Retro Studios impegnata nel completamento di Metroid Prime 4, Next Level potrebbe occuparsi nel recupero di una serie come quella di Donkey Kong Country in occasione del 40° anniversario di DK, oppure magari nel ritorno a sorpresa degli Ice Climbers. Le meccaniche viste in Luigi's Mansion 3 con Gommi Luigi, facilmente esplorabili sia in single che in multiplayer, si sposerebbero perfettamente con la dinamica dei doppi protagonisti Nana e Popo. Insomma, poracci, cosa ne pensate di questa acquisizione? Su cosa vorreste vedere al lavoro Next Level Games? Quanti di voi vorrebbero vedere un nuovo Mario Strikers? Come al solito vi aspetto nei commenti, sono curioso di sapere la vostra e se volete ci vediamo stasera alle 21:30 in live sul sito Viola per discuterne assieme. Siete arrivati fino in fondo al video, quindi di sicuro il like lo avete già messo, iscritti siete iscritti al canale e le notifiche ce le avete attive da un pezzo, quindi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima. Io sono il Poro Next, Michele Level,